prezzi per un'operazione comunque molto complessa e importante. Sì, la misura che è stata eseguita oggi ha riguardato un'organizzazione criminale d'Ndrangheta che è insediata nell'area delle preserre vibonesi e che ha evidenziato una capacità di operatività estremamente cruenta sul territorio, oltre che una capacità di contaminazione di altri territori del paese attraverso delle infiltrazioni nel tessuto socio-economico di altre regioni, tra le quali in particolare l'Abruzzo e il Piemonte. Quindi è un'organizzazione criminale radicata nell'area dei territori del comune di Gerocarne, tanto per intenderci, è costituita da esponenti che hanno sostanzialmente che sono prevalsi nello scontro sul territorio che è avvenuto nel corso di questi anni tra articolazioni della diversa locale di 'Ndrangheta in equilibri che si sono alternati sul territorio e che allo stato vedono la prevalenza di questa articolazione, di questa 'ndrina riconducibile ad un contesto familiare ben definito che ha una serie di rapporti anche stretti con altre organizzazioni criminali della regione Calabria e che, come dicevo, ha delle proiezioni su altre regioni d'Italia e anche all'estero, tant'è che è un'attività che si avvalsa della cooperazione, dell'attività investigativa dei carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del ROS, ROS dell'Agro e del ROS Centrale, proprio per questa estensione territoriale, oltre che si avvalsa degli strumenti della cooperazione internazionale attraverso una squadra investigativa comune che le autorità giudiziaria e le forze di polizia hanno istituito insieme all'autorità giudiziaria e forze di polizia elvetiche. Una capacità di penetrazione, diciamo, non soltanto in Abruzzo, anche in Piemonte, quindi, diciamo, attraverso attività economiche e anche, diciamo, lo spazio di sottotitoli. Sì, questa organizzazione criminale che ha evidenziato le sue connotazioni arcaiche, perché è contestato anche un triplice omicidio in questa misura cautelare, ha evidenziato anche la sua capacità di penetrazione nel tessuto economico di altre regioni attraverso l'avvio di attività economiche che, oltre a costituire la rete utile per il traffico di sostanze stupefacenti, era anche lo strumento attraverso il quale si penetrava il mercato, appunto avvalendosi della forza di intimidazione e del vincolo associativo, ma anche con la cooperazione di altri soggetti stanziati in quei territori, riconducibili tanto al contesto imprenditoriale di quei territori quanto al contesto più prettamente criminale. Quindi c'è stata la collaborazione anche di imprenditori cosiddetti? Sì, è contestato in questa misura cautelare, è contestato anche il concorso esterno per quanto riguarda il profilo imprenditoriale anche ad un imprenditore che ha appunto svolto la sua cooperazione con gli esponenti dell'organizzazione criminale per consentire questa penetrazione economica appunto attraverso attività commerciali da parte degli esponenti delle organizzazioni criminali nel territorio di riferimento di questo imprenditore. La sua operatività cruenta, sanguinaria, in questo caso l'una e l'altra si può dire, infatti l'ha definita arcaica. Sì, si tratta di una mafia secondo noi ancora arcaica, estremamente radicata sul territorio, quindi esercitava un controllo asfissiante delle attività commerciali e imprenditoriali sul territorio anche attraverso azioni criminali estremamente efferate. Disponevano di un ingente quantitativo di armi, parliamo di AK-47, parliamo di PM-12, parliamo di SPAS-15, quindi parliamo di armi da guerra, di armi clandestine, armi calibro 12, quindi i fatti che vengono imputati a questi soggetti sono di una gravità straordinaria. Si dà un volto e un nome ad un triplice omicidio che è avvenuto più o meno quasi 20 anni fa? Si tratta sì di una vera e propria strage, le modalità dell'azione sono state molto cruente. Un comando ha fatto irruzione in una porzione di strada
e ha, diciamo, esploso un considerevole numero di colpi d'arma da fuoco calibro 12 all'indirizzo di 4 soggetti all'interno di un'autovettura, 3 dei quali sono stati freddati, quindi sono morti nell'immediato. Una quarta persona è riuscita fortunatamente, diciamo, a dileguarsi e quindi non è stata attinta. Come dicevo, è una strategia criminale di questa struttura di 'Ndrangheta, della quale abbiamo ricostruito, per così dire, la parte di comando e controllo, ma anche l'ala militare. Diciamo che da un punto di vista investigativo consideriamo non solo diciamo, i capi, quindi gli elementi di vertice, ma consideriamo anche gli azionisti intesi come coloro i quali pongono in essere le azioni sul territorio, quindi non solo omicidi, soprattutto anche estorsioni sul territorio, ma anche aggressioni. Citavo prima il fatto di un'aggressione ai danni di un ragazzo colpevole semplicemente di aver forse risposto male, anche guardato male uno di questi soggetti, ed è stato aggredito in maniera brutale, quasi da cagionargli addirittura la morte. Allora, in Abruzzo attività particolarmente, diciamo, fiorenti che hanno consentito comunque la penetrazione dei settori commerciali, e anche venduto il brand Calabria. La dimensione della 'Ndrangheta è ormai una dimensione globale che si manifesta nei territori di origine ancora con forme arcaiche di violenza e di controllo del territorio, ma che appena vengono passati i confini regionali e, come in questo caso, anche nazionali, costituisce un brand di natura economica che deve assolutamente sposarsi con le realtà economiche che la circondano. Nel caso di specie, l'Abruzzo è stato il primo territorio di espansione di 'Ndrangheta che abbiamo posto al centro della nostra osservazione investigativa, per tutta una serie di motivi che erano legati a precedenti periodi di detenzione e a meccanismi di colonizzazione sul territorio attraverso esercizi commerciali che dovevano appunto diffondere il brand Calabria con prodotti tipici nel settore alimentare. Per quanto riguarda le filiazioni in carcere, l'ambiente carcerario continua a essere un ambiente di grande osservazione che noi ovviamente sviluppiamo nelle nostre investigazioni in collaborazione con l'autorità dell'amministrazione penitenziaria e quindi in particolare con la polizia penitenziaria, poiché sono spazi all'interno dei quali gli associati continuano a manifestare la propria virulenza e il proprio pericolo, anche integrandosi ad altre forme di criminalità, creando ovviamente sinergie che hanno sicuramente ripercussione nel mondo criminale, con la realizzazione ovviamente di reati in comune, primo tra tutti ovviamente il narcotraffico, ma che poi nel settore dello sviluppo di natura economico costituisce punti di riferimento per territori fuori dalla Calabria.